Ecco qua ragazzi, sono sempre Sontor Silver, questo è l'episodio 2, il mondo nuovo di Life is Strange Before the Storm e stiamo giocando con Crow Price, la nostra quarta parte del secondo episodio, come stavo dicendo, e usiamo il computer di Wait, Frank. Frank got a puppy? For real? Cuccioli in cerca di coccoli, il parere esperto degli amanti dei cani. Ciao, il mio cane ha 3 mesi e pisce ancora dappertutto, cosa faccio? Grazie. Frank B sarà Frank Bauer, sei lui. I cuccioli possono avere dei piccoli incidenti quando sono spaventati. Devi smettere di sgridarlo. Risponde questa Marianne. Grazie, ma non lo sgrido. Allora perché fa questo tipo di incidenti? Ci vuole pazienza per accudire un cuccio. Se non sai controllarti, fatti un esame di coscienza e chiediti se sei in grado di tenere un cane. Porca miseria. Ma che beep di premi hai? Ho detto che non lo sgrido. Ehi, non c'è bisogno di insultare. Credo che adesso sia chiaro che lo sgridi, o forse fai anche di peggio. Quindi, come vedete, è tosta la situazione. Rachel, the therapist, would have a field day with this. Allora, ci sono un mucchio di Megan Fox single, wow, corpo forestale cadavere, creazione di incendio illegale. Quindi sembra che siano tutte delle specie di appunti durante determinate date e determinate ore, quindi si va dal 7 fino all'8, alle 9:10 di mattina. Quindi oggi è l'8, l'8 maggio del 2010, come data del videogioco. The mill burned down. Double Crusher 348, Ultra Beep. Ecco, non, cerco di non ripetere le parolacce che sono scritte, ragazzi. Sono tornato alla segheria, Frank. Pessima idea, sono incazzato nero, hai bruciato tutto, un massacro. Non riesco a togliermelo dalla testa. I cani non ce l'hanno fatta, 10.000 sacchi andati, bruciati, più le spese di monta. RF e i suoi si incazzeranno di brutto, non voglio, come faccio a uscirne con la mia beep di reputazione intatta? Ho la testa che mi scoppia, voglio solo trovare chi ha piccato quel beep di incendio e dargli fuoco. D. Strapper Demon Merrick, ragazzi, il nome che abbiamo visto in chiusura dell'episodio precedente. Non lo so, questo è di sabato 8 maggio, quindi 2 giorni fa alle 4 di mattina. Jeez, that's an expensive dog. Sempre questo Ball Crusher, vedete che alla fine si firma con Demon, no? Ti piace il cane Frank? Non avevo dubbi. Quella bestia è speciale, lo voleva quello che mi ha comprato Cali, ma gli ho detto di tenersi i suoi ori di 3.000 dollari che lo stavo tenendo per il mio amico Frank. Davvero, tutto quello che hai fatto per me vale molto più di 3.000 dollari. Non ringraziarmi è un regalo, però voglio farlo accoppiare quando sarà cresciuto Demon. Quindi sarà lui, appunto, che all'interno della segheria ci fossero dei cani e l'incendio li abbia uccisi tutti? E incominciamo a pensare questo, giusto? Bomb sauce for the man who enjoys searing pain with his drive-through order. Ok, come Wonder vedete, what Frank eats when he gets the munchies. esploriamo sempre un po' tutto. That's an insane amount of beans. Vive di fagioli, Frank, e gli mette sopra salsa piccante, questo abbiamo capito. Ok, vediamo il frigorifero. Frank must be spending hundreds of dollars on this dog. Ah, la carne per il cane, giustamente. Allora, giriamoci, ragazzi. I guess Frank subscribes to the hiding in plain sight. Don't mind if I do. Don't even fucking think about it. Damn. Ci ho beccato al volo, I guess Frank subscribes to Ecco, the scusate, volevo hiding in puntare la plain scatola di sight cereali. philosophy of part of a balanced breakfast. Dunque, Do I really want to see Frank's bedroom? ci toccherà. Hey there. It's okay, little guy. Oh shit! Pompidou, get up here! Pompidou? You little killer.
usciamo dopo la tempesta. La tempesta sarà un figata, sfigatissimo intento, ci sarà da ridere. Mi preoccupa per l'espulsione, ok? Non preoccuparti per l'espulsione, ok? Pianta la sto bene, però vabbè, Egghead non è che lo trattiamo così tanto bene, eh? E da allora loro erano usciti insieme, vi ricordo, quando era morto suo padre, quindi 2 anni fa. Ma erano proprio ragazzini, quindi guardiamo qua. E qui c'è il cibo del cane. Qua abbiamo una vecchia foto che probabilmente sarà Demon Merrick, questo qui, giusto? Dunque, davanti alla televisione. Ecco il cagnolino che gli ha distrutto il cuscino. D'altronde i cuccioli fanno disastri, ragazzi, si sa. Questo dovrebbe essere il quaderno. Allora, ragazzi, dunque, prendiamo il quaderno e portiamolo a Frank. Allora, qui ci sono, vedete, Stella, Clo, il debito abbiamo cancellato perché abbiamo preso i soldi dal tizio che vendeva le magliette. Alice, Jackson, non sappiamo chi sono. Stella forse è quella che aveva vinto la borsa di studio. Poi Stella ha un altro debito, come vedete, che l'ha messo su 5 giorni dopo i $100. Anna aveva un debito di 7,50. Drew, potrebbe essere Drew North, il fratello di Mikey, ha $1,050 addirittura. Quindi attenzione, un bel debitone, eh? Armond e Jackson non sappiamo chi sono, quindi andiamo. Questo tutto perché stiamo cercando di esplorare sempre dentro la lore, ragazzi. Allora, qui niente, avanziamo e diamo il quaderno a Frank. Have a seat. Pompadour, huh? That's one badass name for a dog. It's French. Does it mean like tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Okay. So, who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV? Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Allora, ragazzi, pretendiamo una risposta. Sfida. Rachel would want to know. L'insolenza. I bet I can convince Frank it's harmless to tell me. Dude, I'm just curious. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. It's not like you signed a confidentiality agreement. You can be less discreet this one time. Nope. I protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. Hey, so I had this dream the other night about a cloud that swallowed Arcadia Bay. You too? See? We're a lot alike, Frank. We've got shit in common. Sure, I guess. So why are you so hung up on this chick? I'm not. Just hanging with a friend here. A friend I don't know much about. Tell me, Frank. Seeing any girls lately? Well, I guess you're not asking for life or death information here. I'm holding your drug dealing account book. You obviously trust me already. So what are you waiting for? I don't know. Frank. Talk, and I'll get my mom to make you something special. Like what? How about that firehouse chili of hers? You got it. The woman you saw, her name's Sarah. She showed up a few weeks ago, causing all kinds of trouble for all sorts of people. Like who? It's a little out of your league, okay? But what kind of trouble, exactly? Forget about it, Chloe. You shouldn't have opened my mouth. Thanks for telling me. Whatever. You hear the mill burn down? Yeah,
I heard some stuff about him. Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. Money from what? Well, he's always had a few things going on. I help him out with some of them. Don't drown me in the details, Frank. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, you and I have shit to discuss. I've got a little job for you. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, he's... Holy shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart, I guess. It pays well? Go Bigfoots. Problem is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with him? No, I never talked to him. Or his type. No one's just a type, Price. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Can you handle that? Yeah, of course, but what's in it for me? I'll give you a 10% cut of the money. Okay. Yeah, sure. I'll do it. What's the matter? It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I got expelled this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. If you can't even do this, Price. $100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really do it. We could leave for good. I'll do it. Good deal. Ok ragazzi, quindi dobbiamo fare un lavoretto per Frank, rinfiltrarci alla Blackwell da cui siamo stati espulsi e poi, come dire, prendere i soldi dalla camera di Drew North. Ovviamente saranno azioni che avranno delle conseguenze. Eccoci arrivati alla Blackwell. Allora ragazzi, qui abbiamo due trofei di cui uno è mancabile, nel senso che ho dovuto rifare tutto il secondo episodio perché non sono riuscito a prendervi quel gameplay, quel trofeo. Ora lo andiamo a prendere subito per essere sicuri, in realtà è il settimo trofeo della puntata, ma noi lo prendiamo per primo. Sono a scuola, hanno messo dei tendoni da usare come camerini. Tu che fai? Sono qui anch'io, in missione per conto del mio spacciatore. Davvero, che tristezza. Vieni a trovarmi quando hai finito. Sì, certo. P.S. Ho visto quella donna che era con tuo padre, dal mio spacciatore. Cosa? Dice che sta mettendo nei casini un sacco di gente. Si chiama Sera o una cosa così. Rachel? Non ci tenevo a sapere il suo nome. Oh, scusa. Non fa niente. A tra poco. Better hurry up and get into the dorms. What would I buy if I had enough money to build a whole dorm? Probably not a dorm. What would I buy if I had enough Scusate, money ho cliccato due volte. Dorm? Probably not a dorm. I should come hang around here during finals. Make everybody jealous. Studenti della Blackwell, non rinunciate al posto più importante della giornata, prendetevi cura del vostro corpo durante gli esami di fine anno. Cos'è la colazione? Credo vedete i bacon, le uova, i toast, roba all'americana, ragazzi. Le salsicce. Allora, vedete, wet concrete. Questo, ragazzi, è il trofeo numero 7. Che possiamo avere in questo episodio. Voi dovete fare questo, passarci sopra e poi guardare. A new medium.
abbandonato ogni speranza. Direttamente dall'inferno dantesco. Welcome to hell. Ecco qui. Ed è il nostro trofeo guadagnato calpestare forte, ragazzi. Ed ecco qui. Allora, adesso dovremo fare Anta dell'Armadio. Tranquilli, non l'abbiamo perso. Quindi lo andremo a fare. Vediamo se abbiamo abbastanza tempo, ma credo di sì. Dunque, innanzitutto, guardiamo questo. Qualcuno ha letto interessato a un gruppo di discussione interconfessionale aperto a tutti. Sembra che qualcuno sia stato scartato dal Vortex Club. Festeggiamo, impariamo gli uni dagli altri. Siamo noi la risorsa più importante della Blackwell. Quindi ragazzi, un altro gruppo all'interno del nostro campus. Sediamoci e vediamo, sentiamo più che altro i pensieri di Chloe. It doesn't feel different. I don't belong here anymore. It's not my school. I don't have a school. But nothing feels different. Everything still feels shitty. And here I am. About to break into the freaking dorm so I can steal money that True owes my drug dealer. This is gonna go great. Ok, ragazzi, qua troviamo Steph e potremmo parlare. Però prima di parlare con Steph vi faccio vedere una piccola cosa. Ecco qua. Rachel looks awesome. I might actually enjoy the show tonight. La tempesta stasera, biglietti disponibili. Quindi ha detto che forse le piacerà davvero lo spettacolo. Allora, mi sembra che adesso se parliamo con Steph, ragazzi. Now that I'm gone, Steph might be the coolest person left at Blackwell. Besides Rachel. Obviously. Parliamo con Steph. Hey, Steph. Whoa. Hey, Calamastia. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Grazie. Thanks for trying, but skipping yesterday was totally worth it. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? Devo fare un lavoretto. I'm just picking up something from somebody. It's for a friend. Now I'm really curious. What are you doing? What's all this stuff? I'm prepping for the Tempest show tonight. I'm the stage manager. Oh, right. I think I knew that. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. I'm sure it is. Obviously, Rachel's fantastic, but everyone else is pretty impressive too. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. Okay. I'm intrigued. Go on. Like, Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very princely. And Nathan is Caliban? There's so much depth there. Right. Depth. Yeah, well, good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Oh, hey. I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... You think we're together? You've been hanging out a lot. Which I know might not mean anything, but
I like to be extra careful about these things. I don't know. It's confusing. Yeah, I can imagine. You ever want to talk to me, Chloe, you know you can, right? I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. Ok, possiamo guardare attraverso il quaderno. Yes, Chloe, of course you may look through that. Vedete, sempre il corvo abbiamo, il totem che avevamo visto nel parco nazionale, e qui ci sono dei primi bozzi di un costume, no? Steph's really good at creating fantasy worlds. I can see why Mikey prefers them to his reality. Un lavoro esemplare, Stephanie, la tua creatività risplende come il sole di Milano. Mamma mia, Milano, ragazzi, non fatemi esprimere su Milano, dobbiamo dirne qualcuna. Professor Keaton, ecco qua, Keaton è quello che conosciamo tutti come il professore di... Ecco qui, Miranda, Caliban e Ferdinand. Vedete i costumi che Steph stava disegnando. Prospera, che è il ruolo che ha, come si chiama, la nostra Rachel. E poi, come vedete, abbiamo Ariel. Quindi, non vi sembra che abbia un costume stile da corvo, come quello che ha incominciato a buttare giù come bozzetto qui? L'amore è vero. Ecco qua, qui ci sono tutti dei bozzetti di zone create. E l'amore è vero perché forse noi avevamo detto che il vero amore nel primo episodio ha senso tra i due personaggi. Dunque, muoviamoci. Adesso che abbiamo parlato con lei, possiamo tornare a guardare il nostro poster. Steph's probably biased, but she does have taste. Maybe the show will be good. Adesso avete capito, abbiamo cambiato idea sullo show. Allora, se proviamo ad entrare in dormitorio, ragazzi. È chiuso a chiave. Looks like my options are become a master lockpicker or swipe someone's keys. Allora, le chiavi si trovano qui, ragazzi. Ecco, possiamo guardarle, ma non prenderle. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? Ok, ragazzi, allora, Samuel, ci andiamo subito a parlare. How do I get Samuel out of there? It looks like he's working on the sprinklers. Hey, Samuel. Keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so soon. Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. What? You're here for someone. A special someone, yes? Rachel. What do you think of Rachel Amber? Rachel Amber is a dragon made of diamonds. That's, deep. Do you just make this shit up on the fly, or do you, like, write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels? Or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? Drew. I'm looking for Drew North. Most look at Drew North and see only the athlete, but he is more than that. He is? A great heart he has, with much love and no room for fear. I've always thought he was kind of a bully. He may be that too. No one is just one thing. Elliot. So, what about Elliot Hampton? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see. Okay. Usually I can see both what people want me to see and what they want to keep hidden. And what do I want to keep hidden?
that you are lonely and afraid. That's not true at all, man. It's okay not to be okay, Chloe Price. I've gotta go, man. It's been real. I often wonder what real is. Farewell, Chloe Price. Ok, ragazzi. Allora, dobbiamo far partire il sistema antincendio. Quella porta, se andate a vedere. Such a nice white door. Though it feels like it's missing something. Does nice work, Samuel. Samuel stava intagliando uno scoiattolo, come vedete. Allora, potremmo anche fargli un graffito, ma finché c'è Samuel non possiamo farlo. That's some intellectual shit, Samuel. Quindi vedete, sono libri abbastanza impegnati da quello che abbiamo capito. Ora, usciamo fuori e abbiamo un altro problema, nel senso. Abbiamo Ivan che sta fotografando questo uccellino. Evan's subject for the day. Better you than me, bird. Evan would follow that bird off a cliff, but I'd settle for away from the sprinkler. Ed ecco qui. L'irrigatore. Samuel's working on the sprinklers. Some damage here might get his attention. But Evan is right there. Dunque, parleremo con Evan. What are you doing here? Aren't you supposed to be at home, thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? Damn straight. Wow, Evan looks really ridiculous. Hey, Evan? As intelligent as you look right now, you can still see that bird from where I'm standing. I appreciate your concern, but I want to get this shot exactly right. And I've learned something about myself recently. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. Forest fires, for example. You were the only person who signed my petition. I mean, seriously signed it. That's pretty sad. I'm a low bar, but did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Looks like you were right. Go, Evan. You're a hero of the people. I know you feel like I do. About different things, I'm sure. But you only give a shit about what you give a shit about. I like that. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. Allora, ragazzi, col tempo che ci rimane, incominciamo a fare questa cosa, quindi. Spaventate l'uccellino. So che lui andrà in un'altra direzione. Hey! Shit! I wanted you to go the other way. Like, as far as possible, the other way. Avete visto che ci mostra l'altro totem? Quindi, rispaventatelo. Time for a fresh start. Spaventatelo nuovamente. Here we go. E spaventatelo un'ultima volta. Gotcha. Oh, perfect. Ok, l'uccellino si metterà lì, come vedete. Ivan sarà contento per il suo scatto perfetto. E noi possiamo